Salve a tutti amici di Wild Experience Italy. Sotto questo soleone di luglio possiamo dire con certezza che manca veramente poco all'inizio della caccia. In questo mese e mezzo che manca fino all'apertura cercherò di tenere l'adrenalina alta con un po' di video di caccia a tordi. È per questo che siamo qui, perché dalla metà di ottobre fino a tutta l'annata venatoria questa tipologia di territorio sarà la protagonista discussa della maggior parte dei miei video, come il video di quest'oggi, dove passeremo da un sole accecante come questo a un diluvio universale, ragazzi, credetemi. Perciò godetevi quest'altro video, ragazzi, però mi raccomando, prima mettete like, iscrivetevi al canale. Buona visione. Attenzione, questo filmato contiene scene di caccia esplicite. Tutti coloro che non approvano la nostra passione o i soggetti particolarmente sensibili sono pregati di ignorare il video. Per tutti gli altri, buona visione. Salve a tutti amici di Wild Experience Italy. Eccoci ancora qui sul nostro sentiero magico. È un pomeriggio di fine novembre e la serata del giorno prima era stata caratterizzata da una forte grandinata mista a neve. Infatti si noterà dal video che in alcuni punti, specialmente sotto gli alberi, sarà rimasta qualche chiazza di neve. Però, come si evince dal video, la giornata sembrerebbe essersi aggiustata con una temperatura piacevole rispetto ai 2 gradi della mattinata. Mica questo che ha sparato è caduto, sa? Insomma, tutto lasciava presagire che sarebbe stata una giornata tranquilla. Però, guardiamo che cosa è successo dopo. Buona visione, ragazzi. Buon pomeriggio, ragazzi. Siamo usciti ancora. Questa volta faremo un piccolo scaccio in 3 persone. Io, mio padre e il solito Biagio. Il posto, credo che lo conosciate anche voi. È un piccolo appezzamento di terreno che frequentiamo sempre per questa tipologia di caccia. E anche stamattina col calibro 28, e da quando sono arrivato ho solo sparato un toro che però non ho colpito, un solo colpo. Vediamo più là che cosa ci riserva questa zona. Papà ne ha fatti 2, Viaggio anche. Anch'io sono accorto, solo io sono accorto di catture. Comunque vediamo di rifarci più in là. A dopo. Questo dovrebbe essere caduto da questa parte qui. Eccolo qua. Il primo. Solo pochi metri dopo il primo abbattimento, a telecamere spente purtroppo, riesco a prelevare un altro tordo. Mezzo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Un altro bel tiro, questa volta proprio di balzo proprio. Vediamo se ne ritorna qualcuno. Ah, l'ho pulita qua, è caduto. Ecco perché, ragazzi, nei miei video c'ho sempre l'affanno.
scusate la crudeltà, scavalchiamo l'ennesimo muretto a secco. E c'è chi dice che la caccia non è uno sport. Ci sono un po' di torti. Un altro. Questo è stato un bel tiro, eh? Difficile. Difficile, difficile. Ho sentito, ma non l'ho visto. La fase sta. C'era un combaccio. Vediamo questo che arriva. Eccolo qua. Un altro, uno fatto. Come siamo riusciti a farlo? Vediamo di trovarlo. Eccolo. Per chi se lo stesse chiedendo, ragazzi, per tutta la cacciata ho usato pressoché solo una cartuccia, ovvero la Jolly Bior Piombo 11. Ecco perché cerco di portare sempre le radio, ragazzi. Io sicuramente non ho la voce di usignolo e mio padre purtroppo non ha l'udito di un gatto. La volpe! Si è fermata, eh! Hai visto? Eccoci arrivati a questa scena, ragazzi. Sono circa le 15:30 del pomeriggio e come vedete c'è ancora il sole fortissimo che mi acceca. Tanto è vero che questo tordo, ahimè, lo sbaglio, soprattutto perché veniva abbagliato dai raggi del sole. Ma guardate cosa succede fra poco. Tra la scena seguente e questa che state appena vedendo, sono passati non più di 10 minuti reali. Fumata. Sta arrivando un tempo di neve. Nel 99,99997% ci prenderà in pieno. Però chi se ne frega? Chi se ne frega? Arriva ragazzi! Dai che arriva! Perfetto amici, comincia a piovere! Yeah! Ora sì, siamo a posto! Puttana miseria! Povero il mio bottino. Ora che torno a casa tocca coccolarlo un po'. È tutto bagnato fracido. Ovviamente, anche io.
Vorrei dire che ci ha sorpreso, ma lo sapevamo. È proprio la malattia mentale del cacciatore che non va. C'è da dire che è abbastanza faticoso camminare nel terreno bagnato, ci vuole un po' di forza e di resistenza, anche perché stai costantemente con un chilo e cento, 1,2 kg di terra sotto i piedi in più. Seguiamo l'arcobaleno e chissà se in quella direzione ci porterà fortuna. Quando piove così, per chi come me, ahimè, è costretto a portare gli occhiali, diventa un vero problema, perché dopo un po' si è costretti a fermarsi per pulirli, insomma. Qui ragazzi combino un pasticcio con la telecamera e purtroppo riesco a filmare solamente il recupero. Barnestown, chi sparate una merda appoggiato blu zip, picca lontanicello di qua, dai. Bene ragazzi, questo è stato solo un piccolo antipastino, però il prossimo video sarà veramente spettacolare ragazzi. Ci faremo una giornata di caccia in trasferta, infatti andremo in ATC Bari, sempre alla ricerca del nostro amatissimo tordo. Le immagini ricorderanno il 30 dicembre 2023, quindi siamo a Capodanno quasi. Però credetemi, io questo Capodanno lo ricorderò veramente per tutta la vita. In questa giornata ci siamo divertiti come i matti. Prima di chiudere vorrei ricordarvi ancora una volta di mettere like e iscrivervi al canale, perché per me è molto importante. Però chi volesse sostenermi ancora di più in questa piccola impresa può fare a suo buon cuore una piccola donazione tramite PayPal. Il link lo leggete qui sopra in descrizione. Con questo vi saluto amici e vorrei ricordarvi sempre che sto diventando grande solo grazie a voi e grazie al supporto che mi date ogni giorno. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!